Buongiorno, oggi facciamo un veloce get ready with me, prepariamoci insieme, come lo volete chiamare. Non guardate le cose dietro, non ho portato la macchina fotografica in bagno come l'altra volta per farvi vedere appena sveglia, però vabbè, mi vedete stuccata sempre comunque, quindi non è una novità. Ma bando alle ciance, oggi volevo farvi vedere questo gloss di NYX, che è l'altro, ne avete visti due fra i prodotti che vi ho mostrato, uno l'ho utilizzato l'altra volta, questo è l'altro. E poi volevo farvi vedere questa giacchetta nuova e le mie scarpe nuove prese ieri a 35 euro. Volevo farvi vedere come le ho abbinate oggi, ovviamente subito, appena comprate. E soprattutto chiedervi se i capi che vi mostrerò voi li abbinereste in maniera diversa. Vi saluto, presto, ciao! Super 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 cremosa, uso la spugnetta solo per fare figura perché in realtà normalmente l'applico con le mani, per un po' lascio stare il viso e passo direttamente agli occhi in modo che la BB cream abbia tempo di amalgamarsi un po' con il viso, di ossidarsi, di fare quello che deve fare. Quindi con la mia solita matita Catrice vado a aggiustare le sopracciglia e con l'eyeliner che mi piace tanto, sempre di Catrice, vado a tracciare una linea piuttosto spessuccia, perché non metterò ombretto né niente oggi, sull'occhio. A questo punto mascara dei Real Benefit. Allora, a me piace moltissimo questa BB cream e devo dire che oggi non metto né correttore né niente, metto però un velo di cipria, questa la Complexion Perfection di Elf, perché le giornate a lavoro sono veramente molto lunghe in questo periodo e quindi preferisco comunque dargli una fissatina, anche se, cioè, uscendo non la metterei neppure, ecco, dovessi uscire così un pomeriggio, invece per tutta la giornata comunque un po' di cipria la metto. Come blush riutilizzo il mio fantastico amore, lo stick blush di NYX nel colore 03 Hibiscus, che ormai amo alla follia. Lui fa ormai parte della collezione permanente del mio beauty da borsa da ufficio. Sulle labbra, così vediamo anche lui come va, metto l'altro gloss di NYX, quello che l'altro giorno non ho utilizzato. Questo è più delicato, è proprio da solo un po' di glossitudine. A questo punto vado a finire di vestirmi e vi faccio vedere cosa mi sono messa. Sono un gatto pancione che morde sempre la sua mamma. Ecco, finito di vestirmi, nel frattempo mi sono anche cambiata la camicia perché ho deciso che sotto questa giacca volevo qualcosa di nero. Questa giacchina, che adesso vi farò vedere da in piedi, ha infatti questa particolarità di avere già dentro, nel senso, questa cosa bianca è già inserita nella giacca, quindi è una doppia giacca. La particolarità, io non me ne ero accorta quando l'avevo presa, è che da un lato ha l'aletta, dal lato non ce l'ha, però ecco, è una sua particolarità, ho controllato sul sito ed è effettivamente così, non mi è arrivata difettosa, io non me ne ero accorta. Un'altra cosa che mi piace, anche per quello che ho cambiato la camicia, ho messo sotto questo maglioncino nero con le maniche molto lunghe, perché mi piace portare la giacca un po' più corta, arrotolata, perché ha all'interno questa fantasia a pois. Adesso vi faccio vedere il resto e come la giacchina è indossata. Ecco, allora la giacchina è così, è per l'appunto tipo smoking, quindi un po' più lunga del solito, con questo interno, vedete, attaccato, incluso, bianco, quindi fa proprio effetto smoking femminile. Questa è una taglia S, dietro rimane abbastanza strettina, segna bene. Ho indossato sotto dei jeans, mi piace molto l'abbinamento giacca nera, scarpa seria e jeans per sdrammatizzare un po', tanto non è che lavoro al Parlamento, voglio dire, che ne so, a parte che anche al Parlamento, comunque, appunto questi jeans un po' stretti, ma non troppo in realtà, quindi
Devo rivalutare l'idea di prendere dei jeans stretch, ma stretch sul serio, perché questi dopo un nanosecondo mi sembra che perderanno subito la forma. Anzi, se sapete di dei jeans stretch un po' carini, che rimangano strettini, fatemelo sapere. L'ultima cosa che volevo farvi vedere che indosso oggi sono queste scarpettine nuove. Io quando le ho comprate ho detto che mi sembravano delle scarpine della signorina Rottermeier, ma non quella di YouTube, quella di Heidi. Però mi piace l'idea di questa scarpa da taglio un po' maschile, seria, ma con il tacco. Secondo me sta molto bene con l'abbinamento jeans e giacchettina stile smoking. Ho finito, fatemi sapere cosa ne pensate di questo look, come abbinereste diversamente voi le cose, ogni suggerimento come al solito benvenuto e